vediamo adesso un tipo particolare di oscillatori molto utilizzato, che sono gli oscillatori al quarzo. Tenete presente, gli oscillatori al quarzo sono utilizzati tutte le volte che si vuole avere una frequenza di oscillazione precisa, diciamo molto più precisa di quanto abbiamo visto negli esempi precedenti, e soprattutto se si vuole che questa frequenza di oscillazione sia stabile nel tempo, con la temperatura, eccetera. Quindi oscillatore al quarzo, per esempio, si usa tipicamente per gli orologi, cioè un orologio al quarzo è un orologio che ha un circuito elettronico in cui il tempo viene tenuto da un oscillatore al quarzo. L'oscillatore al quarzo dà la frequenza nota con estrema precisione, e per cui consente di contare il tempo. Non solo, poi gli oscillatori al quarzo sono adoperati anche, per esempio, per tanti sistemi di telecomunicazione per stabilire, per fissare le frequenze. Per esempio, se ho bisogno di frequenze di battimento preciso, frequenze per trasmettere a canali predeterminati, le frequenze corrispondenti a quei canali vengono internamente realizzati a partire da oscillatori al quarzo. Tipicamente gli oscillatori al quarzo funzionano bene a qualche megahertz, quindi uno poi, per ottenere frequenze più alte, prende la frequenza di un oscillatore al quarzo e la moltiplica, oppure se gli servono frequenze più basse, come un orologio, prende la frequenza di un oscillatore al quarzo e poi la divide, ma insomma parte sempre da quello. Allora, perché sono così utili e perché sono così stabili gli oscillatori al quarzo? La cosa bella è che insomma, mi riesco a far vedere stamani è il fatto che basta solo un elemento molto preciso per avere la frequenza dell'oscillazione estremamente precisa. Noi abbiamo visto, per esempio, un attimo fa negli oscillatori a tre punti, che la frequenza dell'oscillazione dipende da tre componenti. Per esempio, nell'oscillatore di Hartley visto prima, L1, L3 e C2. Con gli oscillatori al quarzo si riesce a far sì che la frequenza di oscillazione dipenda dalla frequenza di risonanza del quarzo, e quella frequenza di risonanza del quarzo viene, come dire, realizzata con precisione estrema, per cui uno compra un quarzo da 1 MHz e quel quarzo oscilla 1 MHz. Cioè, se faccio un oscillatore con quel quarzo, sono sicuro che mi oscilla 1 MHz con una precisione di pochissime parti per milione, o frazioni in realtà di parti per milione. Ok? Allora, innanzitutto, che cos'è un quarzo e come si usa? Allora, il quarzo è un cristallo di biossido di silicio, quindi è praticamente ossido di silicio come quello che forma l'ossido di Gate di un MOSFET, però questa volta è un ossido di silicio cristallino. Non so se avete mai visto un cristallo di quarzo davvero, no? Assomiglia spesso è trasparente, tipo vetro, no? come realizzato, ha dei piani cristallini privilegiati per realizzare dei tagli e delle superfici lisce, e quello che si fa nel quarzo per realizzare un oscillatore è che si prende un cristallo di quarzo, si taglia in una geometria particolare e si realizza e si applicano degli elettrodi. Quindi in pratica si prende, io ve lo faccio in modo molto semplice, questo, immaginate questo sia un cubetto, anche se non è cubico, insomma i piani sono leggermente diversi, di cristallo di quarzo, si applicano degli elettrodi da una parte e dall'altra, e quindi questo è il cristallo. Dal punto di vista elettrico assomiglia molto a una capacità, perché il quarzo è isolante, quindi fa da dielettrico. Applico due elettrodi ai due lati e ottengo all'incirca una capacità. In realtà il comportamento non è semplicemente quello di una capacità, perché
quarzo è un materiale piezoelettrico. Cosa vuol dire piezoelettrico? È una proprietà che hanno alcuni materiali e si manifesta in questo modo. Se deformo il materiale, per esempio applicando una pressione, ottengo una differenza di potenziale sulle facce del materiale, su due piani. Per esempio, se ho una fettina a materiale piezoelettrico e lo comprimo, si realizza una differenza di potenziale tra le due facce, superiore e inferiore, che è proporzionale alla pressione che applico, quindi proporzionale alla deformazione che applico. È una proprietà che è completamente reversibile, nel senso che per converso, se applico una differenza di potenziale alle due facce, il materiale si deforma. Okay? Ed è una proprietà che è stata usata insomma, in tante applicazioni diverse. L'applicazione classica dei materiali piezoelettrici all'inizio è stata quella dei microfoni. No, perché un'onda di pressione che arriva su una membrana di un materiale piezoelettrico causa una differenza di potenziale tra le due facce della membrana che si può prendere e amplificare e ha un andamento analogo a quello dell'onda acustica, quindi poi si è amplificato e registrato. Quindi questo è quello, è il meccanismo. Perché fa comodo la proprietà di piezoelettricità? Perché in pratica che cosa fa? Sì, fa sì che il materiale, come dire, abbia la possibilità di accumulare energia sotto un'altra forma. Quindi che cosa succede? Io applico una tensione al materiale, quindi applico una energia sotto forma di campo elettrico, quindi energia elettrostatica. Questa energia viene trasformata dal materiale in energia elastica perché il materiale si è, per esempio, compresso o si è esteso e può essere rilasciata, ma a un certo punto se lascio e non applico più la tensione, il materiale ritorna al punto di partenza e libera l'energia elastica accumulata. È un po' come quello che diciamo, quando c'è un materiale che può un materiale, un sistema che può accumulare energia sotto due forme diverse senza perderla, è facile realizzare un sistema risonante per cui l'energia a una certa frequenza può passare da una forma all'altra. Ci sono tanti casi che conoscete di questo tipo, per esempio un caso classico è il pendolo, no? Allora, se ho un pendolo, voi sapete, il pendolo ha energia che può accumulare sotto forma di energia cinetica, no? Sotto forma di energia cinetica nello spostamento, oppure sotto forma di energia potenziale quando raggiunge gli estremi. E quando avete un pendolo, che cosa succede? Avete la posizione alta in cui tutta l'energia è accumulata sotto forma di energia potenziale e l'oggetto è fermo, quindi energia cinetica è nulla, l'energia potenziale è massima. Poi c'è la fase di accelerazione, c'è il punto in basso dove l'energia potenziale ormai è nulla, ma la velocità è massima, quindi tutta l'energia si è trasformata in energia cinetica e poi la situazione all'altra estremità in cui tutta l'energia accumulata sotto forma di energia potenziale e l'oggetto è fermo, quindi energia cinetica è nulla. E chiaramente in assenza di perdite questo oscilla all'infinito con una frequenza propria. D'accordo? Quindi quello è l'esempio più immediato, però ci sono tanti altri. Dal punto di vista elettrico il caso simile è quello di una induttanza e una capacità, per esempio, in parallelo. Anche lì io posso avere l'energia accumulata solo nella capacità, quando la capacità è a tensione nulla e non passa corrente nell'induttanza, se è una cosa del genere. Quindi, quando la tensione è massima e la corrente è nulla, tutta l'energia è accumulata dalla capacità sotto forma di energia elettrostatica e l'induttanza non accumula energia,
A un certo punto la capacità si svuota tutta e c'è la situazione opposta in cui la capacità è completamente scarica e la corrente dell'induttanza è massima, quindi l'energia è tutta accumulata nel campo magnetico dell'induttanza e viceversa. E anche questo, un gruppo LC di questo tipo realizza un'oscillazione che in assenza di perdite è a frequenza 1 su radice di LC, che è la cosiddetta frequenza di risonanza parallelo. No, di questa induttanza. Quindi nel materiale, nel quarzo succede una cosa del genere, c'è una frequenza di risonanza tipica alla quale il quarzo vibra e vibra proprio meccanicamente perché c'è perché si deforma, no? E cambia e si vede elettricamente una tensione oscillante. D'accordo? Di nuovo nel quarzo l'energia oscilla tra campo elettrico e energia elastica del materiale. Dal punto di vista elettrico, il modello più utilizzato per descrivere il quarzo è questo, quello di un circuito equivalente elettrico che tiene conto di questa risonanza e chiaramente poi essendo un circuito elettrico descrive questa risonanza con equivalente elettrico, quindi con un'induttanza e una capacità. Il circuito equivalente elettrico è fatto in questo modo, c'è una capacità che è in pratica la capacità del condensatore che rappresenta il quarzo e poi c'è la parte invece risonante dell'energia che viene trasferita tra la componente elettrostatica e la componente di deformazione che viene descritta da una coppia LC, una coppia induttanza e capacità. Chiaramente dovendo fare un equivalente elettrico uso delle grandezze elettriche. E poi c'è questa R che si mette qua che tiene conto delle perdite che poi faranno sì che l'oscillazione a un certo punto si smorzi. Quindi quando voglio descrivere un circuito che contiene internamente un quarzo, devo tenere presente che non è una capacità, ma si presenta come una capacità con in parallelo un gruppo LC con perdite. Quindi il circuito devo analizzarlo in questo modo. E questo questa è la cosa che mi dà il comportamento che voglio il quarzo, perché queste tre quantità L, C e C' nel quarzo vengono determinate con precisione estrema. È un'industria di meccanica di precisione quella che realizza i quarzi e li vengono tagliati con precisione estrema, quindi quelle tre grandezze sono perfette. Allora, come si usa il quarzo? Si mette il quarzo in un oscillatore a tre punti al posto di uno dei tre punti. Vediamo quindi quant'è la reattanza. L'impedenza, diciamo, del quarzo. Facciamo il conto insieme. Allora, per fare il conto, trascuriamo le perdite, tanto non ci interessano attualmente. Quindi devo considerare una impedenza fatta così, ho C' L e C. Quindi la Z sarà uguale al parallelo di 1 su J omega C' alla serie dell'induttanza e della capacità. Facciamo il conto, mi viene 1 su J omega C' per J omega L più 1 su J omega C, tutto diviso J omega L più 1 su J omega C più 1
Sfuggiamo magari in prima. Anche qui mi conviene. Dunque qui mi conviene lasciare, dunque qui 1 su j omega c primo, qui fare, mettere fuori anche 1 su j omega c, e quindi qui fare 1 meno omega quadro lc, e al denominatore, se faccio la stessa cosa, dunque vediamo un attimo. Dunque vediamo un pochino, mi conviene fare il minimo comune multiplo qua, quindi se faccio 1 su j omega c, 1 su j omega c primo, no, non mi conviene fare così, facciamolo per gradi, mi conviene fare così, va bene, facciamo così, poi qua mi viene. J omega c più c primo, ok, questo qui se chiudo parentesi mi dà questi due termini. Minimizzare passaggi, dunque questo l'ho portato fuori e va bene, vabbè facciamo tutto, faccio tutto così, quindi qui viene più mi conviene fare così, 1 meno posso fare così e scrivere più j omega l, faccio due passi. Mi conviene un po' semplificare, allora vabbè faccio così, j omega c, j omega c primo, ok, vabbè, fatta tanta lunga, poi in realtà, dunque, aspettate un attimo, aiuto, allora, fatto così e poi devo cancellare una parentesi, ok, va bene, in modo così posso semplificare questo con questo. E a questo punto posso portare in evidenza j omega c più c primo al denominatore, da un pochino non c'ho spazio, un po' faccio larghezza pagina, no, non mi viene,
Vabbè, copio la pagina successiva. Allora è questo, no? Allora questa era la Z, copio una pagina successiva. Quindi mi viene Z uguale, porto questo termine in evidenza, quindi Z uguale 1 su J omega C più C primo. Qui c'è 1 meno omega quadro LC diviso e qui c'è 1 meno omega quadro LCC' diviso C più C'. Ok, torna da qui. Se porto questo fuori devo dividere per J omega C più C'. J omega e J omega va via, J per J fa meno 1, quindi mi rimane questo termine. Allora, questo io posso scriverlo in questo modo. Dunque, questo, vedete, mi viene in pratica questo termine qui, che è il termine di una capacità, e poi mi vengono, se voglio rappresentare la z come funzione di trasferimento, mi viene un polo nell'origine, che è questo qua. Poi mi vengono qua due zeri e immaginari puri e qua mi vengono due poli immaginari puri. Allora, questi dove sono? Io posso scriverlo in questo modo, quindi posso scriverlo come 1 diviso j omega c più c primo che moltiplica 1 meno omega quadro diviso omega s quadro e omega s quadro diciamo che è 1 su LC e quindi omega s è il modulo dei due zeri. E sotto posso scriverlo omega quadro diviso omega p quadro, dove omega p quadro è c, è diciamo l'inverso di 1 su LCC' diviso c più c'. Allora, tenete presente che poiché C' è molto maggiore di C, nella pratica abbiamo che omega P e omega S sono quasi uguali, quindi omega P è quasi uguale a omega S. In realtà, per forza di cose, siccome il denominatore di omega p è più piccolo del denominatore di omega s, viene che omega p è un pochino più grande di omega s, ma è molto molto vicino. Quindi è un po' più grande, ma è praticamente uguale. Allora, facciamo il grafico del modulo di z, cioè x, anzi, questo qui lo chiamo jx. Se voglio usare un'oscillatura a tre punti, quindi vedete viene che x è uguale a meno 1 su omega c più c' per 1 meno omega quadro su omega s quadro diviso 1 meno omega quadro su omega p quadro. Bene, adesso devo fare semplicemente uno studio di funzione. Allora, tracciamo x in funzione di omega. Cosa vediamo? Allora, innanzitutto vediamo che per omega uguale a omega s vale 0. Per omega uguale a omega p ho un asintoto verticale, perché il denominatore vale 0. E poi per omega che tende a 0, questo tende a meno infinito. Quindi l'andamento, quindi, è abbastanza facile. Faccio x in funzione di omega. Io devo tenere presente che questo è omega s e questo è omega p. Ho detto in omega s passa da 0. Per omega che tende a 0 tende a meno infinito. E in omega s c'è un altro asintoto verticale. In omega p c'è un altro asintoto verticale. Per x che tende a infinito invece, torniamo un attimo indietro, per x che tende a infinito, chiaramente il denominatore è più grande, il numeratore, quindi scusate, per omega che tende a infinito il denominatore è di ordine più grande, il numeratore quindi x tende a 0. Allora, se vado a fare il grafico mi viene una cosa del genere.
grafico di studio di funzioni, fa così, poi passa da 0, va a più infinito, poi per omega pi maggiore, per omega maggiore di omega pi riparte a meno infinito e ritorna a 0. Questo andamento è circa meno 1 su omega c più c primo, quindi un'iperbole. Allora, che cosa c'è da osservare? Che x è maggiore di 0 solo per omega compreso tra omega s e omega p, che è un intervallo molto piccolo. Allora, omega pi è quella che si chiama frequenza di risonanza del quarzo, va bene? Quindi un quarzo viene venduto per una certa frequenza di risonanza e dipende dalla geometria, quindi quella è nota, è fissata. Omega s è praticamente appiccicata a omega pi, è meno di una parte per milione vicino a omega pi. Quindi esiste una frequenza molto molto piccola all'interno della quale x è positivo. Quindi in quella frequenza si comporta quindi come un'induttanza, mentre invece per tutte le altre frequenze si comporta come una capacità. Allora, com'è che si usa il quarzo in pratica? Ecco, l'altra cosa bella del quarzo è che questo omega pi non soltanto è nota con precisione, ma poiché il quarzo è molto stabile con la temperatura, anche quell'omega pi non cambia con la temperatura. Allora, il quarzo si usa in un oscillatore a tre punti al posto di un'induttanza. Va bene? Il quarzo si usa in un oscillatore a tre punti al posto di una induttanza. Perché supponiamo, noi dobbiamo avere una cosa del genere, x1 più x2 più x3 uguale a 0. Supponiamo che x2 sia l'induttanza, va bene? Allora avremo per esempio che x2 è uguale a meno x1 meno x3. Supponiamo che per esempio meno x1 meno x3 sia questo. La frequenza, se x è l'induttanza, è compresa tra omega s e omega p. Quindi è un intervallo strettissimo, è praticamente omega pi. Se cambio qualunque cosa, cioè se cambia x1, cambia x3, oppure se questi sono molto variabili col circuito, questo grafico si sposta, vedete? Ma la frequenza di oscillazione praticamente rimane la stessa, è attaccata a omega pi. Quindi mi basta avere il quarzo molto preciso perché la frequenza di oscillazione sia praticamente omega pi. E poiché x assume tutti i valori possibili, da omega s, da 0, scusate, fino a più infinito in quell'intervallo, io sono sicuro che la condizione sulla fase riesco a realizzarla in una frequenza praticamente attaccata a omega pi. Va bene? Quindi l'unica altra cosa che devo verificare è che l'amplificazione sia sufficiente ad avere la condizione sull'ampiezza rispettata. Quello lo verifico prendendomi ampi margini di sicurezza, perché lì deve essere maggiore di 1 l'amplificazione, insomma se cerco di dare un po' di prendere un po' di sicurezza, sono sicuro che anche se ci sono variazioni l'amplificazione rimanga maggiore di 1. Va bene? Quindi questo è il modo con cui si è sicuri che basta avere un componente molto preciso per avere l'oscillazione esattamente alla frequenza imposta da quel componente. Ok? Quindi poi alla fine oscillatori al quarzo sono fatti come gli oscillatori che vi ho fatto vedere prima. Cioè, per esempio, io posso avere un oscillatore di Hartley a quarzo e come è fatto? Io prendo l'oscillatore di Hartley che conosciamo. Allora, in oscillatore di Hartley le induttanze sono la Z1 o la Z3. Per esempio metto il quarzo sulla Z1,
Ecco, il simbolo del quarzo è questo. Si riconosce proprio il cristallo, assomiglia a quello di una capacità, cioè, evidenziando il cristallo che fa da dielettrico. Lo metto qua. Non ho bisogno della capacità di blocco perché in continua il quarzo è un condensatore, quindi è impedenza nulla. L'L3 è questa, qui mi ci vuole la capacità di blocco. Ok, e poi metto la C2. Quindi questa, per esempio, questo è il quarzo. Ok. In realtà poi io posso semplificarlo anche, perché una volta che tanto tutto dipende soltanto dalla frequenza del quarzo, posso fare ancora in modo più semplice. In che modo? Beh, praticamente posso dire, vabbè, se tanto tutto dipende dalla frequenza del quarzo, non c'è bisogno che metta una C2 esterna, posso usare direttamente la CBC del transistore, no? Perché anche se la CBC del transistore non è precisa, tanto mi importa poco, perché la frequenza viene decisa dal quarzo. Quindi io posso togliere e mettere soltanto, toglie la C2, non la metto proprio, tanto non mi aiuta per niente. E poi non solo, levo anche la RC, faccio alimentare direttamente con la L3. Tanto per la continua, per le variazioni, la L3 è dal collettore a massa, per la continua la L3 fa alimentare il transistore e quindi fatto così. Pratica, la C2 non la metto perché è la CBC, la L3 la inserisco in quel modo, il quarzo, vedete, poi alla fine viene un oscillatore al quarzo con pochissimi componenti. D'accordo, direi che ci fermiamo. Provate a fare quell'esercizio, questo sull'oscillatore, e ecco lì magari non ho fatto partire la registrazione, sì, mi sa di sì.